ripartire dal territorio, bisogna ripartire da, intanto bisognerebbe ripartire da una valutazione di che cosa non ha funzionato, quali scelte abbiamo fatto che non sono state adeguate, che cosa non abbiamo ascoltato. Io ritengo che i cittadini esprimano dei bisogni di sicurezza che poi si coniugano in tanti modi. Sicurezza per avere un lavoro che non è precario, sicurezza per avere dei diritti e insieme dei doveri nel lavoro e nella società, sicurezza anche dalla criminalità, sicurezza dai rischi. Ecco, a queste domande, se viene data una risposta soltanto dalla destra o da populisti e la sinistra non dà una risposta convincente, la sinistra non è in campo e rischia di perdere come è avvenuto. Io penso che intanto abbiamo cominciato a fare delle assemblee nei circoli, che dobbiamo, prima del congresso secondo me, avere una lettura. Non è detto che le valutazioni che io faccio su perché abbiamo perso, perché la sinistra perde in Europa, non soltanto in Italia, siano quelle giuste, ma discutendo si troverà una valutazione, una risposta giusta. Ecco, queste assemblee però, dicevo, non devono essere soltanto nostre, dobbiamo nei vari territori discutere con chi si sente di sinistra. Il PD deve farsi protagonista di questa apertura. Ci sono Liberi Uguali, ci sono altre associazioni, altri movimenti, c'è un civismo riformista di sinistra che è sparso sul territorio, è anche deluso oggi e spesso è separato. Allora bisogna mettere insieme queste forze e con loro condividere le analisi, le priorità da realizzare e costruire, rilanciare, come dice Zingaretti, rigenerare, le parole possono andare bene tutti. Tutte, ma costruire soprattutto una sinistra plurale che sappia unire e sappia essere protagonista. Cosa nel governo che sarà? Io penso che si debba intanto distinguere la vicenda delle istituzioni da quella del governo, perché le istituzioni non sono di chi vince le elezioni, le istituzioni sono non di un partito, di maggioranza o di opposizione, sono dei cittadini. E quindi sulle istituzioni c'è un diritto dovere di tutti di farsi carico di una responsabilità perché funzionino. Il che non vuol dire che il PD deve pretendere una presidenza. Chi perde, è normale che la presidenza delle Camere probabilmente nella normalità sia assunta da chi l'elezione ha vinto, dalle forze principali, ma è un prendere o un lasciare o viene discusso di un insieme di proposte, di una rosa di proposte, e su questo vedere quelle che sono più convergenti. E secondo, ci sono ruoli nell'ufficio di presidenza, i vicepresidenti delle Camere, i segretari che devono saper coinvolgere tutte le forze, che come vede è un tema di clima ma anche di responsabilità di tutti nei confronti delle istituzioni. Poi c'è il tema del governo. Il tema del governo, i cittadini hanno detto che il PD deve stare all'opposizione e hanno detto anche che la destra, anche se ha trazione lepenista, o il Movimento 5 Stelle devono provare a fare un governo, devono vedere se sono in grado, capaci di fare un governo e di governare. Per cui è strano questo dibattito che si sta svolgendo, sembra che il Partito Democratico, che ha perso le elezioni, sia quello che si deve fare carico della formazione di un governo. Non esiste nessuna democrazia. In democrazia, quando si è votato, si prende atto, si riparte, e chi ha vinto le elezioni è stato incaricato della fiducia dei cittadini di formare un governo e di governare. Se non è in grado si vedrà, ma intanto ha fallito.